Ogni anno vengono riportati 1 milione di avvistamenti di UFO. La maggior parte vengono smentiti. Il 5% di essi rimane inspiegato. In una cittadina americana del Midwest, la squadra di basket del liceo di Piedmont sta cercando di superare una sconfitta devastante. È stata una partita difficile. Una brutta sconfitta. Dovremo batterli in casa. Prendete le vostre borse. La prossima volta resta a casa, eh? Te ne pentirai! Smettetela voi due, subito! Scusi, coach. Sì, scusi, coach. Potevate usare questa energia in campo. Ci vediamo domani agli allenamenti. Nel Missouri gli sport sono importanti per la vita sociale, specialmente in una piccola comunità come quella di Piedmont. I ragazzi stanno tornando da un'importante partita di playoff che hanno perso per 7 punti. Quindi l'atmosfera durante il viaggio è molto pesante. Non so che dire. L'allenatore Reginald Bond sfrutta il viaggio di ritorno per analizzare cosa è andato storto. Dobbiamo migliorare questi aspetti. Stanno tornando a Piedmont. Sono a circa 30 chilometri dalla città. Sono abbattuti e stanno analizzando la partita per capire dove hanno sbagliato. I favoriti del Piedmont High hanno perso contro Richmond per 7 punti. Domani mattina l'allenatore Reggie Bone dovrà rispondere a qualche domanda. È un risultato che lascia molto... Durante il viaggio di ritorno c'è molto vento e la strada è piena di alberi. Parliamo di una strada di campagna molto buia. All'improvviso l'allenatore vede un raggio di luce. Si trova di lato e sta scendendo. Sembra un lampo molto luminoso. Cos'è quello? Non ha mai visto nulla di lontanamente simile, quindi tutti i giocatori, incuriositi, iniziano a guardare tra gli alberi per cercare di vedere cosa ha stupito l'allenatore Bon. C'è un campo da football laggiù. Sì, certo, tutti giocano in mezzo alla campagna. Datevi una calmata lì dietro. Che succede? Ma è uno scherzo. Sta venendo verso di noi. Può essere di tutto. Può provenire da un aereo, può essere uno strano tipo di fulmine, chi lo sa. Quel punto non è mai trafficato e nelle vicinanze non ci sono né basi militari né aeroporti. Niente che possa spiegare un aereo che voli così basso. Nello stesso momento, in una fattoria di Mill Springs, in Missouri, a una dozzina di chilometri di distanza dal pullman, Edith Botwright sta per mettersi a letto. Sono le 10 di sera e in casa tutte le luci sono spente. Edith è a letto, ma non si è ancora addormentata. A un certo punto vede delle strane luci fuori dalla sua finestra. Edith vive vicino a una strada, quindi pensa che sia successo qualcosa. E adesso dov'è finito? L'allenatore Bon perde di vista il raggio di luce a causa del fitto bosco in cui si trovano. Che cosa può essere? Qualcosa proveniente da un aereo? Un fenomeno meteorologico? Nessuno lo sa e adesso è scomparso. Qualunque cosa Edith Botwright stia guardando, si sta avvicinando. Incuriosita, si alza per dare un'occhiata.
Edith sente come un sibilo. All'inizio pensa che ci sia stato un incidente, visto che è molto vicina all'autostrada. Ma quello che vede non ha nulla a che fare con l'autostrada. Fermo, accosta! Crede di aver visto qualcosa muoversi al suo interno. Cos'è quello? I giocatori di basket di un liceo del Missouri vedono uno strano gruppo di luci nel cielo notturno. E adesso dov'è finito? Adesso è scomparso. E in una fattoria poco distante, anche Edith Boatwright vede qualcosa di strano. Non riesce a credere ai suoi occhi. Fuori dalla finestra della sua camera da letto. Vede uno strano oggetto che lei chiama velivolo, che vola basso sul suo terreno. Nella parte anteriore ha una specie di lama rotante sovrastata da un oggetto simile ad un ombrello. Questo oggetto ha tre luci che lampeggiano, una color ambra, una rossa e una verde. Sempre nella parte anteriore c'è una luce bianca fortissima. Per certi versi somiglia a un elicottero, ma non sembra un elicottero. Edith ha insistito nel dire di aver visto degli elicotteri e a giudicare dalla forma e dalla lama rotante, questo non lo è. Non somiglia a nulla che abbia mai visto prima. All'improvviso, da quelle che sembrerebbero finestre illuminate, nota la presenza di persone o entità che si muovono all'interno del velivolo. Nessuno lo vede? Nessuno? Non ancora, coach. Reginald Bone, l'allenatore della squadra di basket del liceo, e i suoi giocatori stanno tornando a Piedmont, passando vicino a Mill Springs e alla fattoria di Edith Boatwright. Lì, coach, eccolo di nuovo. Uno dei giocatori dice agli altri di vedere qualcosa sopra un campo in lontananza. Jim, accosta qui. Che vuole fare, coach? Voglio guardarlo più da vicino. L'allenatore è davvero incuriosito. Vuole proprio scoprire cosa sia. Vuole scendere a dare un'occhiata. Andiamo. Così l'allenatore e la squadra scendono dal bus. E su un campo, a meno di 200 metri da loro, vedono un oggetto che vola a bassissima quota. Vedono quattro luci distinte. Una rossa, una verde, una ambra e una bianca. Ed è proprio rasente al terreno. Ma che cos'è? Non ne ho la minima idea. È una navicella. Sono finestrini quelli. La domanda più logica è: c'è qualcuno dentro? Edith pensa di aver visto qualcosa che si muove all'interno. Dopo 10 minuti che lo osservano, succede una cosa spettacolare. L'oggetto si impenna. E poi decolla. Sparito. L'allenatore e la sua squadra perdono di vista il velivolo. E lo perde anche Edith Boatwright. Di solito, quando si avvista un UFO, è veloce come un batter d'occhi. Di solito è qualcosa che sfreccia nel cielo. Ma loro lo hanno osservato per 10 minuti.
Ora torniamo a bordo, ragazzi. Edith, i giocatori e l'allenatore hanno visto luci rosse, ambrate, verdi e bianche. Quindi è molto probabile che sia l'allenatore Bond che Edith abbiano visto lo stesso velivolo. Ad ogni modo, che abbiano visto lo stesso oggetto, che fossero due diversi, si muovevano in un modo in cui i nostri aerei non sono in grado assolutamente di muoversi. Gli avvistamenti di Reggie Bonn e di Edith Boatwright sono solo l'inizio di un'ondata di avvistamenti UFO a Piedmont, che si è protratta per diversi mesi con oltre 500 segnalazioni. Questa ondata è conosciuta come l'ondata di avvistamenti UFO di Piedmont del 1973. Le autorità locali hanno ricevuto oltre 500 segnalazioni di possibili avvistamenti UFO, creando un forte interesse mediatico. Molti credono che gli UFO fossero degli elicotteri che volavano a bassa quota, ma diversi testimoni hanno descritto movimenti che nessun elicottero è in grado di fare. Un ex consulente del progetto Blue Book, l'unità investigativa sugli UFO dell'Air Force, ha riesaminato il caso e ha concluso che gli oggetti in questione sono non identificati. Che cosa è stato? Guarda! Lampeggiano e sfrecciano in un modo completamente diverso dagli aerei comuni. Sembra che stia per schiantarsi sull'auto. Dopo aver passato una settimana sulla costa orientale canadese, Richard Skews e la sua famiglia stanno tornando in Ontario. Mancano 1300 chilometri. Richard ha fretta di tornare a casa, quindi viaggiano per tutta la notte. Richard e Annie Skews sono di Hamilton, in Ontario. E a metà agosto del 1968 sono in Nuova Scozia, sull'autostrada transcanadese, diretti a nord verso New Brunswick. Il figlio dorme sul sedile posteriore con la loro giovane babysitter, Gail. Sono in autostrada a notte fonda, quindi Richard tiene gli occhi aperti mentre guida. Quando si viaggia su una strada isolata come questa, non si sa mai cosa potrebbe saltare fuori. Qui ci sono molti incidenti mortali a causa delle alci. Che cosa è stato? Non ne ho idea. Non ho visto bene. Torno subito. Che strano, non ci sono segni. Non mi piacciono i lunghi viaggi. Che cos'è? Sta raggiungendo la cima di una collina. Sta facendo una curva e vede delle forti luci. Cosa? Guarda. Non c'è niente, tesoro. Giuro che ho visto qualcosa. Richard Skews è stato per un po' nella Marina Militare Canadese e parte del suo lavoro era identificare i velivoli. Ha un'ottima capacità di osservazione. Perché non fai guidare me a Spring Hill? Certo. Sono russi. Sarà una fregata vicino alla costa. Si sentono cose strane in mare. Ma che cos'è? Va tutto bene. C'è qualcosa di strano. Guarda!
in cielo vedono un gruppo di luci molto basse, poco più in alto della cima degli alberi. Che cos'è? Non lo so. Non ho mai visto niente di simile. Richard capisce subito che non si tratta di aerei. Lampeggiano e sfrecciano in un modo completamente diverso dagli aerei comuni. È qualcosa di insolito. Dobbiamo tornare indietro. Perché? Per quanto questi oggetti sembrino insoliti, non pensa che sia il caso di fermarsi. Viaggiamo da 4 ore e vuoi tornare indietro? Non mi importa, ho un brutto presentimento. Per Annie e Richard Skews sarà un viaggio pieno di sorprese. Oh mio Dio, che cos'è? Sembra che stia per schiantarsi sull'auto. Richard e Annie Skews stanno tornando a casa dopo una vacanza al mare. Che cos'è? Quando vedono strane luci sull'autostrada deserta. Dobbiamo tornare indietro. Perché? Con il bambino e la babysitter in auto, Annie cerca di mantenere la calma. Siamo arrivati? No, va tutto bene. Torna a dormire. Molto lontani dal paese più vicino, Richard e Annie devono dare un senso a quello che stanno vedendo. Magari sono aerei antincendio. La prima impressione di Annie è che potrebbe esserci un incendio in una foresta lì vicino e questo sarebbe il motivo per cui volano così bassi. Non vedo nessun incendio. Elicotteri? 6. Con luci colorate che volano così vicini. Gli elicotteri di solito volano bassi, ma non sopra le cime degli alberi. Poi, dall'altro lato dell'autostrada. Oh mio Dio! Richard vede un'altra luce proprio sopra le cime degli alberi. C'è un altro oggetto che si muove autonomamente verso il gruppo. Quindi ora sono 6 o 7. Oh mio Dio, che cos'è? Dal sedile posteriore anche la giovane babysitter li vede. Vede forti luci gialle e arancioni. Richard abbassa il finestrino per ascoltare meglio. Con il suo passato militare, Richard è abituato ai rumori prodotti dagli aerei ed è in grado di identificarli. Non sento niente. Ma non c'è nessun rumore. C'è un silenzio inspiegabile. Poi le cose prendono una brutta piega. Uno di questi oggetti si separa dagli altri e risale l'autostrada. Riescono a vederne la forma. Assomiglia a un sigaro, lungo circa 6 metri, e ha diversi segmenti e punti luce nella parte inferiore. Richard inizia a rallentare, ma non vuole fermarsi, ha paura di ciò che potrebbe accadere. L'oggetto sembra muoversi contro di loro. Tanto da terrorizzare tutti sull'auto. Sembra che stia per schiantarsi sulla macchina con una manovra estremamente pericolosa. Annie pensa che l'oggetto stia per colpirli e si abbassa istintivamente. Richard sterza per evitare la collisione. E poi, incredibilmente, all'ultimo secondo l'oggetto passa proprio sopra l'auto. Eppure non c'è stato né vento, né una vibrazione, niente che indichi il passaggio di qualcosa a tutta velocità. È molto strano e sicuramente inspiegabile. Indipendentemente da ciò che è appena successo, Richard continua a guidare. Il pericolo è passato e prosegue il suo viaggio. Lui e sua moglie vogliono andarsene da lì. Questo caso è significativo perché il testimone è una persona perfettamente in grado di identificare gli aerei, eppure non riesce a trovarne nessuno che sia lontanamente simile a quell'oggetto. E poi abbiamo 3 testimoni, non uno. Alla fine queste persone ne sono uscite indenni. Ma perché è successo? Perché era così aggressivo? Perché si è scagliato contro l'auto? Che cosa voleva dimostrare?
Richard e Annie Skews continuano il viaggio verso casa, scossi e senza risposte. La coppia fa una segnalazione al loro dipartimento di polizia e la stessa cosa fa la loro babysitter Gay Liam. Il sergente Evans interroga i tre passeggeri separatamente e ritiene la loro testimonianza sincera e razionale, nonostante sia segnata dalla profonda paura per l'accaduto. L'indagine della polizia canadese sull'incidente non porta ad altre prove o testimonianze che confermino o confutino la loro dichiarazione.